Avete più o meno presente il diluvio universale? Beh, è all'incirca quello che sta succedendo qui fuori in questo momento. Bentornati, carissimi mortali, in questo nuovo video. Quest'oggi sono qui, come ogni lunedì da questa parte, per leggere un capitolo di Berlin Alba di Alexanderplatz, no, di Berlin e i fuochi di Tegel, e poi farci l'analisi o la recensione che dir si voglia su. Lo so che questa settimana, eccetto il video su Berlin, sono stato inattivo, ma dovete capire che io sono abbastanza moralmente instabile, di conseguenza credo che possiate capirmi, perlomeno una parte di voi, non mi azzardo neanche a dire buona parte. Questo mercoledì usciranno due video per compensare, uno in cui parlerò filosoficamente di quello che mi è successo, della mia concezione di felicità. Non perdiamo ulteriore tempo ed iniziamo con questo stramaledetto secondo capitolo di Berlin e i fuochi di Tegel. Cos'è stato? Chiese Wolfrun. Qualunque cosa fosse, spero di non incontrarla, disse Caspar. Quindi si voltò verso i due ragazzini che stavano perlustrando il tratto di bosco che li separava dall'acqua. Allora, li avete trovati? Perché non viene lei a cercarli visto che li ha nascosti lei? Rispose quello magro ed inoccolato che si chiamava Bartolomaus e aveva 12 anni, indicando Wolfrun, l'unica ragazza del gruppo. Bart era vestito di nero. Erano tutti e quattro vestiti di nero, sciarpe, cappelli, scarpe. Fosse stato giorno, si sarebbero viste incrostazioni di sudiciume sui pantaloni e sulle giacche, ma era notte. E la notte nasconde lo sporco, pur non impedendo il male. E fa pure un freddo pazzesco stanotte, salito tra le dita. Non è che potremmo gettarti nell'Havel, Bartolomaus, e farti scoprire quanto è fredda l'acqua di quel fiume. Wolfrun aveva parlato senza voltarsi, gli occhi rivolti alla sponda dell'Appwauninsel, un chilometro quadrato di bosco a forma di cavalluccio marino. Muoveva le dita con scatti nervosi, come se stesse contando. Bartolomaus sbuffò e bofonchiando tornò a immergere lo sguardo nella boscaglia che infradiciava le caviglie e graffiava le mani. Hai detto qualcosa? Chiese Wolfrun. No, mi sembrava avessi detto qualcosa. Volevo chiedere, dov'è che li hai lasciati? Di preciso dico, tra gli alberi. Bartolomaus strabuzzò gli occhi e allargò le braccia. Per tutte le fogne, è un bosco, Wolfrun, un bosco! Disse: Ci sono alberi ovunque! Wolfrun sorrise, scoprendo i denti bianchi, regolare, gli occhi stretti come due tagliole. È un bosco, già, ci sono gli alberi. Caspar, il più vecchio del gruppo, con i suoi 16 anni, iridi tanto chiare da sembrare bianche, stava in disparte, la schiena appoggiata a un tronco. Prese tra due dita una formica che gli stava camminando sull'orecchio e la spappolò. Cercava di tenere a bada il gelo con piccoli scatti elettrici della muscolatura. Scrutò con attenzione Wolfrun e si chiese cosa sarebbe successo se, alla morte di Chloe, fosse diventata lei la guida di Tegel. L'aeroporto che, insieme a un centinaio di bambini e ragazzi di entrambi i sessi, avevano occupato dopo l'esplosione dell'epidemia. Per fortuna, pensò Wolfrun, aveva solo 14 anni e nessuno avrebbe voluto come guida una ragazzina di 14 anni. Oltretutto, matta da legare. Neppure quelli di Tegel. Ricordava con assoluta precisione la prima volta che l'aveva vista. Stava facendo a botte con un sedicenne sovrappeso per una scatola di fagioli. Alla fine, lei, che di anni ne aveva da poco compiuti 12, aveva perso i fagioli. Il ragazzo metà orecchio. Eccoli! Urlò d'un tratto Goz, il tipetto massiccio con il viso straziato dall'acne che stava battendo il sottobosco insieme a Bartolomaus. Tutti si voltarono. Bandì Remi alzandoli sopra la testa. Ma ce ne sono solo tre. Il quarto ce l'hai sotto il piede, idiota! disse Bartolomaus raggiungendolo. Idiota! Io idiota! Chi li ha trovati Remi, eh? Vuoi che ti dimostri chi è più idiota tra noi due? Vuoi che lo dica Wolfrun?
Piantatela, disse Caspar, staccandosi dal tronco. Ma che vi prende? Sembrate dei poppanti. Strosse la bocca e modulò una vocetta stridula. Vuoi che faccia quello che ha detto Wolfram? Portate qui i remi invece di perdere tempo. Non ho intenzione di passare la notte dietro a questo accidente di bambino. Prendiamolo e andiamocene. Tempo 2 ore e voglio essere al caldo accanto a un fuoco. Avremmo dovuto venire in barca da Tegel, disse Bartolomaus. Io lo sapevo che. Così Bart sarebbe stato più semplice buttarti in acqua. Wolfram camminò verso di lui con passi rapidi. Bartolomaus scattò all'indietro, inciampò in una radice, cadde e batté il gomito. Una scarica di dolore gli esplose lungo il braccio. Contrasse il viso in una smorfia. Wolfram lo superò senza degnarlo di uno sguardo. Raggiunse Gods e gli strappò i remi dalle mani. Andiamo, disse. In questo capitolo abbiamo incontrato i ragazzi di Tegel e si dice Tegel, non Tegel, come alle volte io stesso sbaglio. La pronuncia tedesca corretta è Tegel. Notiamo che questi ragazzi vivono tra di loro un rapporto di bullismo praticamente e di prevalenza del più forte. Infatti, quando per esempio Bart cade e si fa malissimo al gomito, tutti quanti se ne fregano altamente e Wolfram addirittura gli passa sopra praticamente senza degnarlo di alcuno sguardo e di nessuna attenzione. Da quello che abbiamo capito, è notte. E stanno per partire nel fiume di Berlino, che adesso non mi ricordo, porco schifo, per raggiungere la Pwauninsell, che è l'isola di cui abbiamo parlato nello scorso capitolo, quello dove c'era Krista, vi ricordate? E c'era scritto che Caspar non avrebbe voluto perdere tempo con quell'accidente di bambino. Non sia mai che vogliano rapire Theo, il nuovo nato della sorella di Nora. Qua, tra l'altro, conosciamo un personaggio che ha più rilievo degli altri, ovvero Wolfrun. Questo nome di ragazza, mi raccomando, non è un maschio, che è, da quello che vediamo, è mezza pazza, direi anche completamente, e che è un personaggio che ho notato solo adesso, non nella lettura che avevo fatto prima a scuola, mi attrae la sua pazzia, questa sua schizofrenia, non so come definirla. Questo capitolo era tutto. Questi capitoli sono brevi, non dicono quasi niente, ma tutti insieme alla fine compongono un grande libro molto bello e pieno di valori, del quale ho già fatto la recensione, ma faremo il remake una volta tutti insieme finito questo meraviglioso libro. Alla prossima, un 2 Varineano.